Buon pomeriggio cari amici, bene, faccio questo ultimo video di oggi anche perché tra un pochino esco di casa per varie mansioni. Allora, veniamo qui, mi vedete infatti in abito per uscire. Veniamo all'anteprima della puntata odierna di Monday Night Raw, che in realtà è l'ultima prima del draft che inizierà questo venerdì nella puntata di Friday Night SmackDown. E poi proseguirà lunedì 12 ottobre, ma poi ovviamente andate a recuperare il video del draft, anzi mi devo ricordare di rimetterlo tra le stories di Facebook. Allora, due cose certe che so, vedo anche dal sito della federazione, è che vabbè, come vedete già dall'immagine di video copertina, nella puntata odierna di Monday Night Raw avremo un Six Man Tag Team Match, ovvero il campione Drew McIntyre insieme ai campioni di coppia del brand rosso, gli Street Profits, Montez Ford e Angelo Dawkins, affronteranno la Vipera, il Predatore Supremo Randy Orton, Dolph Ziggler e Robert Roode, o Bobby Roode, come vogliamo chiamarlo, e poi Kevin Owens Show con ospite Bray Wyatt, The Fiend, dopo quanto è accaduto nell'ultima puntata di Friday Night SmackDown, dove ricordiamo che Kevin Owens aveva come ospite speciale Alexa Bliss, che alla fine poi tutto d'un tratto è comparso, The Fiend con una mandible claw ha colpito Kevin Owens, quindi Bray Wyatt, anche se penso ci sarà anche l'alter ego The Fiend, sarà nello show da lunedì sera, ovviamente per spiegare le azioni di venerdì scorso. E chissà, ho visto anche io seguendo la fanpage Facebook di Spazio Wrestling, che non possa nascere una sfida dell'In a Cell tra The Fiend Bray Wyatt, con l'assistenza della sua sister Abigail Alexa Bliss, e Kevin Owens, staremo a vedere. Per quanto riguarda Raw Underground, non vi so dire se ci sarà. Comunque questi sono i due punti all'ordine del giorno, quindi noi ci vediamo ufficialmente domani. Sapete ovviamente che oggi è l'ultimo giorno di mercato, leggevo visite mediche già per Federico Chiesa alla Juventus, quindi Chiesa è un giocatore della Juventus. Ultime ore, siamo insomma alle 15, mancano più o meno 5 ore. E alle 20 c'è il countdown, alle 20:45 vi consiglio di seguire, dovrebbero darla su Sky Sport Serie A. Ora vi do vediamo un po' se riesco a trovare qui, vediamo. Allora, sì, Milan-Juventus, quarta giornata di Serie A femminile, questa sera su sia Sky Sport 1 che Sky Sport Serie A, a partire dalle ore 20:30, ovviamente pre-partita, anche perché sappiamo che quando non c'è il calcio maschile, fortunatamente ci mancherebbe, ci salvano le meravigliose donne con il calcio femminile. Io vi ringrazio, ci vediamo domani dove già vi dico se riesco domani mattina presto a fare il video su Milan Juventus, però per quanto riguarda Raw, la recensione di Raw, il tutto avverrà, credo, nel pomeriggio inoltrato dopo pranzo, perché domani sarò fuori casa per una, potremmo dire, un'esperienza fuori città, fuori trama. Grazie a tutti, noi ci vediamo quindi domani. Buon proseguimento di giornata, ciao!